Quali sono le cause della mancanza di coraggio? Vi devo, almeno fino a Natale, ma anche prima, proprio scocciare con questo coraggio, perché sapete, il coraggio umano e cristiano lo dobbiamo tutti desiderare, ce lo dobbiamo riprendere, perché oggi ci manca coraggio in tante cose. E soprattutto noi adulti, e questo mi preoccupa. E se non abbiamo noi coraggio, che cosa speriamo di dare ai nostri figli? E sapete, e lo ripeto, perché non abbiamo coraggio? Perché non ancora riscopriamo l'amore, perché non ci facciamo, come dire, riempire dall'amore, guidare dall'amore. Le mamme e anche i papà qui ci possono molto aiutare. Vi leggo quello che riporta il nostro amico Pierre Descovemont, questo prete francese, che ha scritto un libro che già altre volte vi ho segnalato e citato, Signore, non ne posso più, che è una sorta di ricettario di spiritualità. Già nelle precedenti edizioni abbiamo visto tanti aspetti e tante problematiche della spiritualità, proprio grazie a questo testo di Don Pierre. E lui scrive a proposito della mancanza del coraggio e si riferisce alle persone depresse queste parole. La mancanza del coraggio può anche dipendere da una cattiva salute. Per esempio, quando si è dormito male, quando si è stanchi o si è giù di morale. Beh, io non avevo mai riflettuto sul fatto che non posso avere coraggio se dormo male, forse perché non ho la forza e l'energia necessaria. Per questo, a un malato che soffre, diciamo spesso coraggio. È una parola che noi diciamo spesso agli altri, anzi forse è una parola abusata. Diciamo coraggio quando per esempio facciamo le condoglianze per un lutto, diciamo coraggio a una persona malata, ma diciamo anche coraggio a una persona depressa. E le persone depresse, diciamo coraggio perché le persone depresse sono incapaci di vedere l'ottimismo nella vita, di vedere la gioia nella vita. Le persone depresse sono affogate dal pessimismo e il pessimismo appunto rende le persone depresse agoniche, cioè persone che vivono come se fossero in procinto di morire, cioè vedono tutto nero. Noi diciamo coraggio, ma poi ce l'abbiamo il coraggio, perché vedete, la persona malata, depressa, capisce se la mia è semplicemente una parola, dico coraggio, ma senza averne mai fatto esperienza, oppure senza aver fatto mai esperienza del dolore, perché altro è dire coraggio così e altro è dire coraggio dopo che io ho fatto esperienza del dolore e della morte. Coloro che si sentono in piena forma dovrebbero fare attenzione a non opprimere i fratelli malati con l'ostentazione del loro dinamismo, dice padre Pierre Descovemont. Devono piuttosto compatire le loro sofferenze e aiutarli concretamente a uscirne. Ma su questo diremo ancora qualcosa domani. Ciao a tutti!